Ciao a tutti, oggi vi mostro come trasformare un maglioncino in guanti, berretto e una sciarpa stile scaldacollo, perché ho diversi maglioncini e quindi ho deciso di proporvi questo progetto qui che è veramente facilissimo. Allora, per prima cosa ho preso un berretto che ho io a casa e che penso che mi sia abbastanza decente e ci ho fatto appunto, diciamo, il cartamodello. Sono andata a segnare la parte elastica, quindi quella linea lì è la parte elastica, e quindi la vado ad allineare sul fondo del mio maglioncino e la vado ad appuntare. In questo modo anche il mio nuovo cappello avrà, diciamo, la parte elastica. Vado a tagliare con il cutter, al doppio, per cui tutti e due gli strati del maglioncino, e mi tengo 1 cm dal bordo per la cucitura. Poi maglia il dritto contro dritto e vado a cucire insieme, prima con la tagliacuci nel caso mio, se no anche un punto zigzag va bene, e il punto dritto. Quindi questo è il primo modello che è facilissimo, avete visto, veramente 5 minuti. Dopo il berretto andiamo a fare lo scaldacollo, quindi vado a piegare a metà lo stesso maglioncino di prima, vado a tagliare via il fondo, quello che ormai non è più utilizzabile perché ci ho fatto il berretto, comunque se non avete fatto il berretto potete anche utilizzare la parte più bassa, e poi vado a tagliare via la manica. E il collo, in questo modo ottengo due rettangoli. Prendete le misure dello scaldacollo che volete fare voi. Poi, sempre al dritto contro dritto, vado a cucire un laterale, poi apro in questo modo, sempre dritto contro dritto, e vado a cucire sulla lunghezza, ma lascio un paio di centimetri da una parte e dall'altra aperti. A questo punto vado a rivoltare appunto lo scaldacollo al dritto e poi vado a unire le due estremità, sempre il dritto contro dritto, quindi vado ad appuntare gli spilli lungo per tutta la circonferenza. Quando prendete le misure per il vostro scaldacollo, tenete conto che comunque verrà piegato a metà. E non sto a darvi le mie perché io avevo poca stoffa e comunque, cioè, fate attenzione che comunque vi entri per la testa, eccetera, eccetera. Vado a cucire, in questo caso mi basta un punto dritto. Poi vi faccio notare che per chiudere il punto io non sto facendo niente, ho semplicemente impostato la macchina affinché praticamente torni indietro da sola e poi taglia il filo da sola. Pazzesca. Niente, io ve la devo mostrare bene questa macchina perché c'ha queste piccole cose che già fanno la differenza. Poi ovviamente finisco, lo chiudo a mano. Per i guanti ho preso i miei bellissimi guanti molto sobri e anche in questo caso sono andata a creare il mio cartamodello. Taglio via i polsini del maglioncino che ho usato io, perché poi ne vado ad attaccare sui guanti. Anche in questo caso avevo segnato la linea del polsino del guanto, quindi lo ripiego verso l'interno. Ho sovrapposto le due maniche e quindi vado a tagliare 4 strati insieme. Infatti in questo caso ho utilizzato le forbici perché era più comodo. Quindi anche in questo caso il dritto contro dritto, prima tagliacuci, poi punto dritto, e rivolto al dritto il guanto e sempre dritto contro dritto ci infilo il polsino, faccio combaciare la cucitura laterale e poi metto gli spilli per tutta la circonferenza e andrò a cucire. Per cucire, in questo caso non vado sulla tagliacuci, faccio tutto con la macchina e ho deciso di provare questo punto qui, che praticamente è una sorta di zigzag, però più bello, e quindi vado, diciamo, a simulare così la tagliacuci. Faccio prima quel punto lì e poi sono andata verso l'interno col punto dritto. Quindi questi sono tutti e tre, diciamo, gli elementi che sono riuscita a trarre dal mio maglioncino. Spero di esservi stata utile o che comunque vi sia stato di ispirazione. Giù in descrizione trovate i link per seguirmi su Facebook e Instagram. Ciao!